Bene, buongiorno a tutti. Allora, riprendiamo il filo della votazione delle osservazioni. Siamo arrivati alla votazione dell'osservazione 366, 366, che è alla pagina 58 del registro. Allora, l'osservazione 366 è un'osservazione cartografica che riguarda la richiesta di un osservante relativa a una partizione spaziale che chiede di estendere e con un ingombro, un impegno di territorio rurale. Siamo in una partizione che riguarda i parchi e i territoriali e fluviali. L'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 367. Questa invece è un'osservazione normativa che viene accolta dall'ufficio e che riguarda una richiesta dell'osservante relativamente alle stesse partizioni spaziali, cioè parchi territoriali e fluviali, di carattere normativo però. Favorevoli? Tutti. 368. È un'osservazione cartografica accolta dall'ufficio, riguarda un edificio che viene descritto e che viene classificato correttamente o comunque rettificato nella classificazione secondo le indicazioni dell'osservante. Favorevoli? Tutti. Cartografica anche la 369. Riguarda in questo caso la ridefinizione del perimetro della risede accolta dall'ufficio. Favorevoli? Tutti. 370 è un'osservazione di carattere idraulico-geologico, insomma, che viene parzialmente accolta. Ah, scusa, la 370 Sì, a me 370. risulterebbe cartografica. Sì. Ma ha come istruttoria diciamo così, una relazione istruttoria preparata dal consulente all'agosta. È di carattere cartografico Sì, e giusto. è parzialmente accolta l'istruttoria. Favorevoli? Tutti. 371 è riferita alla stessa area e pertiene però al procedimento di VAS. Ne abbiamo già trovata una che non è pertinente, quindi il parere di non accoglimento. Favorevoli? Tutti. 372. È un'osservazione che riguarda una scheda norma. Stessa area di intervento, ne abbiamo lungamente parlato. Parzialmente accolta da parte dell'ufficio, con quelle modifiche che abbiamo ridiscusso sulle perimetrazioni dell'area e i margini. Favorevoli? Tutti. 373 è un'osservazione normativa che non è accolta.
Se non ci sono osservazioni, metto in votazione. Favorevoli? Tutti. 374. Osservazione normativa e cartografica. È di carattere generale la parte normativa. E anche quella cartografica non è determinabile nelle modifiche che richiede nel quadro di proposizione del piano. Favorevoli? Osservazione cartografica accolta da parte dell'ufficio. È una precisazione rispetto alle facoltà di un edificio residenziale. Con una proposta di modifica cartografica relativamente a quell'edificio, favorevoli? Tutti. 376. È un'osservazione normativa e di classificazione degli edifici. Il parere dell'ufficio di non accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Mi manca Riccardo, l'espressione del voto. La stavo rileggendo, io sono favorevole, ok? Ok, allora astenuta la consigliera Rugani. 377, questa è un'osservazione normativa che è parzialmente accolta dall'ufficio. Vedete la sintesi anche dell'osservazione riportata. Precisa quindi che parte delle funzioni cui intende l'osservante sono ammissibili. Favorevoli? Tutti. 378. È un'osservazione che riguarda la classificazione degli edifici. L'osservante qui propone una modifica alla classificazione che non è accolta perché l'edificio è di carattere recente. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani astenuto. 379 è un'osservazione normativa e cartografica, richiede la rettifica di un errore per quel che riguarda l'ingombro di manufatti esistenti, che come dire, riguarda il dato cartografico di base, e che quindi non è possibile oggetto di modifica del supporto di piano. Parziale accoglimento dell'ufficio, chi è favorevole? Tutti. 380. È un'osservazione cartografica, viene accolta dall'ufficio. Secondo le indicazioni di modifica riportate dall'osservante.
Favorevoli? Tutti. 381. Osservazione cartografica che non è accolta e riguarda la base cartografica, un errore che viene sottolineato dall'osservante, stesso tipo di risposta istruttoria da parte dell'ufficio, Ma che io, dice che non rileva rispetto alla. infatti, io volevo dire, non rileva nel senso, mi ricordo se già parlato di questa cosa qui, no? Sì, non produce, cioè la base cartografica della regione, che è quella utilizzata per la formazione del piano, Ma non è un. preclude niente, quella mi ricordo, vero? È quella che è lì a Malborghetto, mi sbaglio. Sì, via Mei Angolo via Roma, sì. Che non produce nessun effetto negativo, no? Mi sembra, Come quella ecco. che abbiamo visto prima, uguale, due osservazioni fa, stessa situazione. Favorevoli? Volevo dire che ne sono tantissime così, ma come volevo confermare a Riccardo Erra che gli interventi possono essere comunque fatti anche se gli edifici non sono riportati in cartografia. Favorevoli? Grazie, Manola. Tutti. 382. Un'osservazione di classificazione degli edifici. Non accolta dall'ufficio in quanto ricorrono gli elementi morfotipologici per la classificazione in 1. Favorevoli? Contrari, astenuti, Rugani astenuti. 383 è un'osservazione cartografica. Stessa situazione P4-P2 all'interno dei parchi territoriali fluviali. Accolta dall'ufficio, favorevoli. Tutti. 384. Osservazione cartografica. Eh sì, una modifica della precedente classificazione che viene proposta dall'osservante e accolta dall'ufficio. Favorevoli? Tutti. 385 riguarda la classificazione degli edifici. Manca nell'osservazione un'adeguata documentazione che attesti quanto richiesto dall'osservante. Avevamo detto che in questi casi, che non sono isolati, non si può approfondire ulteriormente l'istruttoria. Che è di non accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Rugani astenuti. 386 osservazione cartografica. Riguarda anche questa la base cartografica della regione su cui viene detto dall'osservante esserci un'imperfezione. L'ufficio risponde come al solito, come ha detto prima la Manola. Istruttoria di non accoglimento, favorevoli? Tutti. 387. È una scheda norma. Ci sono state anche qui diverse discussioni su questo, l'area la conoscete bene. L'ufficio propone il parziale accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Erda e Rugani. Astenuti. 388. È un'osservazione normativa che non è accolta nell'istruttoria dell'ufficio. C'è un contrasto con le disposizioni della legge regionale.
una precisazione nell'istruttoria che trovate molto ben descritta. Favorevoli? Tutti. 389. È un'osservazione cartografica accolta dall'ufficio con una precisazione e una proposta di modifica che riguarda le partizioni spaziali. Favorevoli? Tutti. 390. È normativa e riguarda anche una scheda norma. E riguarda una manifestazione di interesse che è meritevole di considerazione, ne abbiamo già viste altre di queste osservazioni, e che produce però che è riproposta in osservazione, ma produce la necessità di una variante al piano strutturale, per cui l'amministrazione rileva la bontà della proposta, ma l'incompatibilità con lo strumento. E quindi si rimanda a successivo atto amministrativo. Favorevoli? Tutti. Cartografica da 391. Parzialmente accolta da parte dell'ufficio e viene proposta una limitata modifica della partizione spaziale a livello cartografico, più limitata rispetto a quella che chiedeva l'osservante. Favorevoli? Non ho capito bene, scusa, questo non me la ricordo. Com'era? Scusami. 191. L'osservante chiede una modifica cartografica che l'ufficio accoglie parzialmente rispetto a quanto veniva proposto. Aspetta. Dicevo, quello è il punto 4, non mi ricordo. Aspetta, aspetta. Cioè, non ti ricordi come è stato accolto o non accolto, intendi dire? Allora, Riccardo, allora l'area è quella della zona artificiale del secco, ti ricordi? L'area è quella della zona? Artigianale di Alsecco, quella dietro via Savoia, che poi confina col Fosso del Trebbiano. Ah, forse ho E capito. chiedevano alcune cose. Solamente non abbiamo accolto una parte che lui chiedeva di parcheggio, perché ovviamente non è previsto come parcheggio. Sì, E ho si è fatto anche il capito. percorso quello pedonale che poi. Ma che poi abbiamo stabilito si fa, cioè, però non c'è stabilito dove, no? Mi I ponti, ricordo. sì, abbiamo visto, Fabrizio l'aveva segnato, il tragitto della pista ciclabile dall'ingresso della via Macchia Montegiorini è un segno che attraversa il fossetto che va sul parcheggio, quello sulla via Italia. Ponticello famoso che non si sa fare da Ok. me, quindi farlo a me. Allora, parzialmente accolto, cartografica favorevoli. Ma qual è, scusami, non si era già votata? La 391. 391? No. No, non c'era anche votata. Ah. Cioè, in realtà sì, ma Riccardo aveva ragione, hai ragione. 391, però non l'ho segnato il voto, quindi va bene, tutti favorevoli, ok. 392, scheda norma, riguarda una previsione a Santa Lucia, ve la ricorderete. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Rugani astenuti? 393.
Classificazione degli edifici. Viene proposta l'accoglimento da parte dell'ufficio a seguito della presentazione dell'osservazione con la documentazione allegata. Favorevoli? Tutti. 394, anche questa di classificazione degli edifici. Non è accolta dall'ufficio. Favorevoli? Tutti. 395. È generale e inaccoglibile per contrasto con la legge regionale 65. Favorevoli? Riccardo, votato? Ok, bene. 396 riguarda anche questa la classificazione degli edifici. Come sopra, nel caso della 394, l'ufficio non accoglie. Favorevoli? Tutti. 397, osservazione normativa. L'osservazione è accolta e richiama nell'istruttoria dell'ufficio le norme che riguardano le politiche sulla prima casa pertinenti con la richiesta dell'osservante. Favorevoli? Tutti. 398 è un'osservazione che ha richiesto un'istruttoria di carattere tecnico da parte del consulente geologo alla costa. Non accolta quindi in sintesi nel parere dell'ufficio. Favorevoli? Tutti, credo. Graziano, anche te. Osservazione normativa. Non accolta da 399, non accolta da parte dell'ufficio. Che riguarda gli insediamenti di impianto moderno e storicizzato, l'articolo 18,4 della norma, senza produrre però una specifica facoltà e quindi è troppo generico. Non è accolta da parte dell'ufficio. Favorevoli? Riguarda una scheda norma che è parzialmente accolta da parte dell'ufficio. La previsione ha prodotto appunto una modifica dell'articolazione spaziale, ve la ricorderete, siamo su Via Storia. Favorevoli? Tutti. 401. È un'osservazione sulla classificazione degli edifici. Che come la 402, come la 403, richiede una modifica di classificazione senza produrre documentazione fotografica. Sono analoghe. Metto in votazione la 401, parere di non accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Erogane astenuta? 402 favorevoli, contrari, astenuti, come sopra. 403 favorevoli, contrari, astenuti, come sopra. 404 osservazione normativa. Scusate un momento.
Allora, 404, osservazione normativa che viene parzialmente accolta dall'ufficio. E che produce anche in considerazione dell'accoglimento di altre osservazioni, come quella del Collegio dei Geometri, una modifica normativa all'articolo 17. Favorevoli? Tutti. 405. È una scheda norma accolta dall'ufficio. Anche qui non c'è nulla da dire, favorevoli. Tutti. 406. Accolta dall'ufficio, questa è un'osservazione cartografica. Favorevoli? Tutti. 407, osservazione cartografica che risulta parzialmente accolta da parte dell'ufficio con una modifica cartografica di estensione della zona di 4 all'intero mappale. No, questo non me lo ricordo, com'era? In sostanza, l'osservante propone di estendere la partizione di 4 a un'area maggiore. L'ufficio la accoglie limitatamente a un mappale per intero e a porzioni di un altro, ritenendo che, insomma, sia pertinente soltanto quella parte. È quella, Riccardo, è quella osservazione, te ne ricorderai, di quella struttura alberghiera che ha a corredo, nella stessa proprietà, un'area libera e un fabbricato storico. Con un'area piantumata. Hai capito, hai capito. Parziale accoglimento. Favorevoli? Contrari? Contrari, erra ed esame. Ciao Assessore, buongiorno. 408. Classificazione degli edifici e cartografica. È un po' che ci sono, Presidente. Ma io guardo osservazioni. Parzialmente accolto. C'è un ampliamento di dimensione dell'area sede nel caso della prima richiesta dell'osservante e il mantenimento della classificazione degli edifici. Favorevoli? Jacopo, scusa, ma la 407 o 408? 8, 8. Quindi è diverso da quello che aveva dato l'ufficio, via. Perché? Perché qua sul Ma mio. fu modificato dopo, Graziano, hai ragione, all'inizio era di diverso, poi la modificazione. Ok. Beh, beh, beh. Ah, ma dici il parere, eh? Sì, infatti prima era di accoglimento, poi è diventata parziale. Aspetta. Parziale accoglimento. Sì, io ho parziale accoglimento. Nell'ultima stesura, sì, di parziale accoglimento.
Appunto, cioè, allora, la parte cartografica viene estesa alla sede, la parte di classificazione invece viene mantenuta quella all'inizio individuale. Favorevoli? Tutti. 409. È una scheda norma, richiama una manifestazione di interesse presentata in fase di prima formazione del piano. La scheda norma viene modificata secondo alcune valutazioni sugli indici di trasformazione. L'hai messa in votazione? Messa in Ah, no, non si è capito. votazione. Favorevoli. Tutti. 410. È un'osservazione cartografica, ve la ricorderete bene, riguarda un parcheggio nella frazione della Culla. Siamo tutti d'accordo nel... Eravamo, insomma, siamo stati tutti d'accordo in discussione nel non accoglimento. Favorevoli? Quattrocentoundici. Un'osservazione cartografica. Accolta dall'ufficio. Favorevoli? Tutti. 412, normativa, osservazione normativa. Non accolta. Favorevoli? Normativa anche la 413. Accolta da parte dell'ufficio. Riguarda la dimensione dei manufatti agricoli, vi ricorderete, con la modifica normativa a livello amatoriale. Favorevoli? Tutti. 414. È accolta da parte dell'ufficio, produce una modifica cartografica limitatamente al secondo aspetto che viene evidenziato con la modifica della risede perché l'osservante richiama anche un problema sulla base cartografica al solito. Favorevoli? Tutti. Scheda norma 415, osservazione 415, parzialmente accolta da parte dell'ufficio. Qui Riccardo, ascoltami, non ve l'ho fatto, non ve l'ho messo su quel registro che vi ho mandato, però te avevi qualcosa di diverso da proporre, te lo ricordi? È quell'area sulla via del Secco al cinema. Quello che chiedeva un parcheggio. Tra quel che noi abbiamo messo un verde, te eri più favorevole per un parcheggio, per cui te lo volevo ricordare, non è pur riportato qui, ma te lo volevo ricordare. No, sì, grazie. Bene, avete fatto la sintesi? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Iacomini come ha votato? Non ho capito. Favorevoli. Bene. Allora, Rugani e Astenuti. Quattrocentosedici. L'osservazione è sia normativa che cartografica e non è accolta. Viene
Viene mantenuta la classificazione della disciplina delle aree 4 e si ribadisce anche che le norme tecniche di attuazione per quel che riguarda i fabbricati ne disciplinano omogeneamente le facoltà. Favorevoli? Tutti. 413, 17, scusate, riguarda la classificazione degli edifici. Non è accolta, viene mantenuta la classificazione. Favorevoli? Tutti. 418. È un'osservazione cartografica che viene parzialmente accolta. No, no, viene accolta. Aspetta, scusami, mi fanno verifica. Accolta, hai ragione, scusa, accolta. Secondo quanto indicato dall'osservante, hai ragione. Bene. Favorevoli? 419. Parzialmente accolta l'istruttoria dell'ufficio, riguarda una scheda norma. E vabbè, vi ricordate qual è? Qui va benissimo. L'unica cosa che voglio ribadire, come ribadì già in precedenza, se mi ricordo bene, è il parcheggio che io lo farei più lato sottostrada che soprastrada, perché per me è di difficile accesso. Ci sono anche il ristrato, e andando in senso unico verso vado, è molto difficile accedervi a quel parcheggio lì. Quindi io parcheggio sopra non sono favorevole, sono favorevole al parcheggio sotto. Però nell'osservazione sono favorevole, però mi piaceva ribadire questo perché poi ci si troverà delle difficoltà a fare il parcheggio sopra. Bene, posso chiedere che, cioè, puoi mettere a verbale nel caso in sede di votazione a questo punto, Sì, infatti l'ho chiedo. detto perché si mette a verbale. Va bene. Favorevoli? Tutti. 420. Un'osservazione normativa e cartografica. È accolta da parte dell'ufficio. Favorevoli? Riguarda la classificazione degli edifici. Viene proposta la modifica che viene parzialmente accolta. Favorevoli? Quattrocentoventidue. Osservazione che riguarda la classificazione degli edifici non accolta da parte dell'ufficio, riguarda un complesso A per A. Favorevoli? Quattrocentoventitré. È un'osservazione normativa non accolta favorevoli? Sì, aspetta. Ok, ci siamo, la rimetto in votazione. Favorevole alla 423.
424. Osservazione normativa. È parzialmente accolta per quel che riguarda gli interventi di trasformazione ammissibili che tra l'altro sono oggetto anche di precedenti osservazioni da parte di altri osservanti o soggetti come i collegi professionali e gli ordini favorevoli. Tutti. 425. È un'osservazione che riguarda la classificazione degli edifici, non accolta da parte dell'ufficio. Favorevoli? Tutti. 426. Questa invece è accolta, riguarda sempre la classificazione degli edifici, passa da storico a recente, favorevoli. Tutti. Osservazione cartografica 427. È accolta da parte dell'ufficio, riguarda l'inserimento in un'altra partizione spaziale di un'area precedentemente artigianale. Favorevoli? Tutti. 428. Osservazione sulla classificazione degli edifici. Parzialmente accolta da parte dell'ufficio che propone la classificazione di manufatto precedentemente non classificato. Favorevoli? Tutti. 429 è la osservazione che riguarda le proposte del Collegio dei Geometri. Quelle di carattere normativo. Se ne è parlato all'origine, all'inizio praticamente della discussione che abbiamo fatto in commissione durante l'estate quando eravamo a maniche corte. Favorevoli? Tutti. 430. Osservazione cartografica. Accolta da parte dell'ufficio, la ricorderete, è quella rettifica sui confini anche comunali, perché, comunali, insomma, sul margine che c'è di questa abitazione che ha parte delle proprietà nel comune di Stazzema. Favorevoli? Tutti. 431. Normativa, osservazione normativa, non accolta da parte dell'ufficio per contrasto con la legge regionale sulla disciplina del mutamento di destinazione d'uso di fabbricati recenti in territorio rurale. Favorevoli? Tutti. 432. È una scheda norma. Non accolta da parte dell'ufficio. C'è una parte di osservazione che riguarda impegni di suolo ai fini edilizi in territorio rurale, quindi in contrasto con la pianificazione generale. E la classificazione viene confermata. Favorevoli? Ma quindi Jacopo era tutto in contrasto, no? Perché io qui non c'ero al limite voto, cioè, se me l'hai spiegata la voto invece di astenermi. Era in Sì, contrasto questa. è tutto in contrasto sul piano della classificazione e sul piano dell'impegno di territorio rurale. Vai, così non mi astengo la voto, ok. Favorevoli?
433. Osservazione normativa, che è parzialmente accolta da parte dell'ufficio. Sì, vengono precisati in questo caso nella parte normativa collegata all'articolo 16 le capacità degli interventi di trasformazione ammissibile per la partizione spaziale in questione. Favorevoli? Sì, tutti. 434, osservazione anche questa normativa sulla definizione dei parametri urbanistici. Questione della risede, definita come ricorderete nel territorio urbanizzato in quello rurale, distintamente. Favorevoli? Tutti. 435. Osservazione normativa non accolta, riguarda un indice di urbanistico per una partizione spaziale, quella della città storica dell'Ilerica Maiore. Mi viene chiesto un incremento, non è accolto dall'ufficio. Chi è favorevole? Tutti. 436. Anche questa è normativa. Riguarda sempre la stessa partizione spaziale, chiede di poter definire per questi anche interventi di sostituzione edilizia che sono in contrasto con i valori storici riconosciuti alla città storica balneare del Lido, non accolta da parte dell'ufficio. Chi è favorevole? Tutti. 437. È un'osservazione cartografica parzialmente accolta da parte dell'ufficio. Questa qui non era quella sospesa, mi ricordo, ma si era acquisito noi come comune quel terreno lì, quella zona lì, o sbaglio io? Aspetta, che la verifico. Potrebbe essere, per come è descritta l'area, Sì, potrebbe essere questa. è quella lì, che prima si era accolta e poi valutandola perché era arrivata questa cosa che aveva acquistata il comune, si era cambiata. Tenete presente che il parere è di non accoglimento, infatti, Sì, eh? sì, sì, sì. Ah, di no, ah, no, No, c'avevo. no, non accoglimento. Ah, sì, lo guardavo di là, ok. Dati, è cambiato il parere rispetto alla prima volta. Sì, Sì. ok, no, l'ho guardato di là, Va tutto pensavo. bene, ridito, grazie, anzi. Favorevoli? Tutti. 438. È una scheda norma. Non è accolta da parte dell'ufficio. Perché No. era in contrasto con lo strutturale, vedo, perché io non c'ero. Sì. Favorevoli? Tutti. 439. Scheda norma. Attrezzatura pubblica, funzioni di parcheggio alla pieve. Viene riclassificata la zona, prendendo atto dell'impossibilità della realizzazione del parcheggio pubblico. Favorevoli? Tutti. 440. È un'osservazione cartografica. Accolta da parte dell'ufficio, riguarda l'estensione e la correzione di una partizione di territorio agricolo a un'area di proprietà.
Antonella? Però non accolta Jacopo, era E stata non corretta. accolta però Jacopo. Hai detto accolta. Corretta, non accolta, hai ragione, avete ragione, scusate. Sì. Sì. Chi è favorevole? Tutti. 441. Questa invece è accolta, è una scheda norma. Sì, la zona è quella di Sterpi. Va bene, me la ricorderete. Favorevoli? Ma Jacopo, qui vedo che la commissione aveva articolazioni di voto su questa qui, a 4,41, però a me mi secondo me non c'ero perché non ho Sì. C'è appunti sul registro. un'articolazione di voto. Non si capisce, Antonella. Scusate, no, io me l'ero segnata perché avevo visto dai verbali che c'era stata un po' di Sì, discussione. ma Se è già. superata, andiamo oltre, No, io credo di no, cioè, immagino che. Vabbè, insomma, vediamo come va la votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, Rugani e R no, astenuti. contrario. No, l'R è contrario, eh? Ah, l'era è contrario. Contrario, contrario. Ah, Tende. no, io mi astengo. Ok. 442, osservazione cartografica. L'ufficio ne propone il non accoglimento. Guarda un po', Jacopo, l'ufficio l'aveva accolta e poi l'abbiamo cambiata e non accolta. Ma l'ufficio si è adeguato, al non accoglimento dopo che l'abbiamo ridiscusso. Favorevoli? Tutti. Osservazione 443 è un'osservazione cartografica che non è accolta da parte dell'ufficio. Va bene, la proposta di modifica non è coerente. Favorevoli? Tutti. 444, osservazione cartografica. Allora, l'ufficio propone l'accoglimento, l'osservante fa presente che quell'area è da dissociare al complesso della badia. Favorevoli? Tutti. 445. È una scheda norma. Non accolta da parte dell'ufficio, riguarda una previsione per cui non si rilevano particolari interessi pubblici. Favorevoli? Qual è? Consigliere. Sì. No, scusa, ho capito, ho capito. Favorevole anche lei. Bene. Andiamo alla 446. È un'osservazione sia normativa che cartografica. Viene accolta parzialmente da parte dell'ufficio.
una parte delle richieste è già contenuta all'interno della formulazione dell'articolo 47 delle norme, non si può procedere in assenza di documentazione specifica alla modifica di classificazione che viene proposta. Favorevoli? Tutti. 447. È un'osservazione normativa che viene parzialmente accolta anche a seguito di altre osservazioni presentate che sono contestuali per tema e riguarda le previsioni relative agli impianti di distribuzione di carburante. Favorevoli? Tutti. 448 è una scheda norma. La proposta è di non accoglimento. Viene proposta una nuova trasformazione del territorio che non è compatibile dal punto di vista acustico, viene fatto rilevare questo problema. E non ha particolari interessi di carattere pubblico. Favorevoli? Tutti. 449. È un'osservazione generale di carattere normativo, parzialmente accolta, generale sul piano delle modifiche che. Le modifiche, insomma, delle questioni che solleva, che è parzialmente accolta in ragione anche di alcuni accorgimenti che abbiamo disposto nella normativa. Favorevoli? Tutti. 450 è una scheda norma parzialmente accolta da parte dell'ufficio. Con la modifica delle previsioni contenute nella scheda e degli indici. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Erra e Rugani. Quattrocentocinquantuno riguarda la classificazione degli edifici. È un'osservazione che viene accolta da parte dell'ufficio e produce la modifica richiesta dall'osservante. Favorevoli? Bene. 452. L'osservazione è parzialmente accolta, riguarda una scheda norma e produce anche qui una modifica sulle partizioni spaziali, gli indici e le facoltà. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Rugani astenuti. 453. L'osservazione riguarda anche qui una scheda norma non accolta da parte dell'ufficio. Incompatibili con il piano strutturale. Favorevoli? Tutti.
454 è una scheda norma, viene parzialmente accolta. Riguarda la dotazione di un parcheggio a Nocchi in via Sandro Pertini. È quella adiacente al ristorante? Sì. Ora si controlla perché sennò si fa confusione. Hai ragione, fatto bene a dimmelo. Ce n'è un paio lì sopra. Una si è anche già vista, ma non mi ricordo qual è. Sì, questa qui era quella al parcheggio accanto a Bernardone. Oh, bene, brava. Okay. Allora, favorevoli? Tutti. 455. Osservazione normativa. Parzialmente accolta da parte dell'ufficio. Con delle modifiche agli articoli 10 e 23 sulle norme del piano. Favorevoli? Tutti. 456. Osservazione cartografica. Non è accolta da parte dell'ufficio. Perché in contrasto con le previsioni di carattere del territorio rurale contenute nel piano strutturale e nel piano operativo. Favorevoli? Tutti. 457. Questa riguarda una scheda norma. Zona di Misciano, ve lo ricorderete. L'istruttoria dell'ufficio è di parziale accoglimento. Favorevoli? Tutti. 458. Anche questa è di parziale accoglimento, riguarda quell'impianto di produzione di energia elettrica Setriana Lombrici. Favorevoli? Tutti. 459 è un'osservazione cartografica. Che viene parzialmente accolta dall'ufficio con una perimetrazione dell'area di pertinenza. Favorevoli? Tutti. 460. Osservazione cartografica. Siamo in contrasto col piano strutturale perché viene richiesto un impegno di suolo fuori dal limite del territorio urbanizzato al lido di Camaiore. Favorevoli? Tutti. 461. Osservazione cartografica. È stata parzialmente accolta riguardo alla previsione di un parcheggio a Migliano, per cui era chiesto lo stralcio, ma qui in realtà è stata modificata la perimetrazione in maniera quasi del tutto corrispondente alla richiesta. È quella del vigneto, che c'è anche il vigneto. È quella del vigneto, sì. Favorevoli? Tutti. 462. È un'osservazione cartografica.
non è accolta per le ragioni anche di prima, quindi impegno di territorio urbanizzato fuori, eccessivo, fuori dal limite dello stesso. Favorevole? Tutti. 463. Riguarda la classificazione degli edifici, non è accolta da parte dell'ufficio. Ne vengono riconosciute le caratteristiche morfotipologiche, siamo nella zona storica, riconosciuta come storica, l'impianto storico dell'Idrica Maiore, l'ufficio non accoglie. Chi è favorevole? Tutti. 464. L'osservazione non è accolta. In maniera generica produrrebbe impegni, la potenziali impegni di territorio urbanizzato a fini di opere pubbliche non meglio precisate. Favorevoli? Manca anche carenza di materiale informativo, vedo, Sì, no? Quindi. appunto, meglio precisate intendevo di questo, sì. Ah, ok. Osservazione cartografica. La 465. Parzialmente accolta. È diventata non accolta? Hai ragione, scusa. Hai ragione, è diventata non accolta. Scusate un momento, voglio verificare una cosa. Questa qui qual era questa qui? Quella che c'erano sia le pro c'erano diverse problematiche, sia quelle idrauliche che di varco. C'era una problematica idraulica, c'era una problematica di varco. Sì. Non accolta, era ragione da Michela. Favorevoli? Tutti. 466. È un'osservazione di classificazione di edifici e cartografica. Non è accolta. Si conferma la partizione spaziale 1 e la classificazione dell'edificio 1. Favorevoli? Tutti. 467 è un'osservazione normativa e di classificazione dell'edificio. È parzialmente accolta, mantiene la classificazione dell'edificio. Mentre invece la parte normativa è parzialmente accolta. Qui Jacopo me la dava da rivedere a me, l'avevamo rivista questa qui? O mi sono appuntata male io? No, questa qui l'abbiamo rivista perché all'inizio l'ufficio aveva schedato l'edificio come recente, la parte dietro, poi l'avevamo rivalutata, infatti anche con l'aiuto di Alberto dal punto di vista catastale, ed è stata lasciata in due. Ricordate? Parere parziale accoglimento, favorevoli? Tutti. 468. L'osservazione è normativa e cartografica. L'ufficio non la accoglie. Mantenendo la partizione spaziale E2, e respingendo le richieste normative di modifica normativa. Favorevoli?
Favorevoli. Tutti. 469. Anche questa è normativa e cartografica. È uguale a quella prima. No, non è uguale, Ah, va bene, comunque. non è uguale, nel senso che viene richiesta anche qui una modifica cartografica simile, analoga, ma viene mantenuta la partizione spaziale. Siamo nella stessa situazione, partizione spaziale, però poi viene chiesta anche dal punto di vista normativo, una modifica che è valutata in carattere generale, mentre invece le specifiche condizioni derogative su gli interventi ammissibili all'esterno della sede l'abbiamo introdotte specificamente e non come richiede lui genericamente. Favorevoli? Tutti. 470. Anche questa, normativa e cartografica. Prima questione, la presentazione della base cartografica come al solito con la notazione dell'osservante che non è identificato il suo immobile. Seconda questione, modifiche normative con proposta di modifica che viene accolta nell'articolo 48. Favorevoli? Tutti. 471 riguarda una scheda norma. È parzialmente accolta. Riguarda la situazione, ve lo ricorderete, di Montemagno con l'accessibilità al cimitero e la trasformazione davanti all'ex scuola. Favorevoli? Jacopo, io sono favorevole, come ho sempre detto anche in commissione, purché quella strada arrivi da cima a fondo al cimitero. Questo mettetelo Mettiamo, ben chiaro. si mette a verbale. Infatti, ora io non l'avevo detto, ma anch'io ci sono quelle perplessità che non arrivi mai al cimitero quella strada, però insomma nell'intervento sono favorevole. Auguriamoci che poi, perché si riescano a acquisire dei terreni di altri soggetti. Auspicio comune, dipende dalla volontà del comune nel momento in cui potrà partire, se ci sarà la volontà del privato per l'intervento. Favorevoli? Graziano, mi manchi tanto, ho visto. Non sento. Graziano, non si capisce, che hai detto? Non ho detto nulla, stavo parlando al telefono. Ma sei favorevole? L'ho messo in votazione a 471. Vai tranquillo. Va. Approvo. Beh. 472. È una scheda norma, viene parzialmente accolta. Parzialmente rispetto alla richiesta dell'osservante che riguarda questa Ma è partizione. quella che ce ne sono diverse, no? Di osservazioni su quell'area lì, mi sembra, se mi Non ricordo. via del termine, sì, credo di sì. Favorevoli? Tutti. 473. È un'osservazione normativa, l'ufficio non la accoglie. Riguarda la norma che abbiamo scritto sui centri commerciali naturali, estesa anche a Lido Lica Maiore, per il cambio di destinazione d'uso delle unità che si trovano ai livelli terreni nelle aree perimetrate. Chiede
Chi è favorevole? Tutti. 474. L'osservazione è normativa e cartografica. La base cartografica chiaramente non può essere oggetto di accoglimento, cioè ci sono delle modifiche introdotte all'articolo 1647 per quello che riguarda la parte normativa, con il rinvio al regolamento edilizio per le caratteristiche degli interventi pertinenziali. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani astenuta. 475, normativa anche questa e di classificazione degli edifici. L'edificio viene classificato a seguito dell'istruttoria come recente. E c'è anche una modifica di carattere normativo dovuta all'accoglimento parziale anche di altre osservazioni. Chi è favorevole? Tutti. Normativa di classificazione da 476. È la stessa? Mi sembra analoga. Anche quella dopo è uguale, sono tre uguali. Riferite anche allo stesso fabbricato, è vero, no? Antonella, ok, commentiamo in votazione. Allora, favorevoli come sopra, la 477 come sopra, credo. Favorevoli? Ok. 478. È un'osservazione normativa e cartografica, la zona è la stessa. Non è ammissibile perché comporta impegni fuori dal limite del territorio urbanizzato. Come in altri casi, dal momento che richiederebbe una variante, l'amministrazione rileva però un interesse che può essere suscettibile di revisione in fase, revisione quindi dei parametri urbanistici in fase di successiva variante. È già capitato anche con altre previsioni che contrastano attualmente l'impianto normativo e l'impianto di piano. Favorevoli? Tutti. 479. Questa mi pare analoga all'altra, alla 477, 6 e 5. Sì. Sì. Favorevoli? Tutti. 480. È un'osservazione normativa parzialmente accolta da parte dell'ufficio. Vedete la sintesi che è chiara rispetto alle richieste? La sintesi istruttoria del parziale accoglimento. Osservazione. È quella lungo la strada, quella lì. Sì, sulla Sarzanese, sì. Favorevoli? Tutti. 481.
Questa è un'osservazione cartografica. Non è accolta da parte dell'ufficio, siamo a Lido di Camaiore, riguarda la base cartografica e che ovviamente è la solita risposta di sempre e il cambio di classificazione dell'area che non è ritenuta coerente né col PO né col PS. Favorevoli. Tutti. 482. È un'osservazione, questa di carattere normativo, che è parzialmente accolta nell'istruttoria dell'ufficio, riguarda le aree di 2, 2 e la possibilità di modifica, estensione, trasformazione dell'area limitatamente alle funzioni di produttive. Favorevoli? Tutti. 483. Osservazione cartografica. È accolta. Viene rettificata e corretta il limite in questione fra zona B3 e area verde pubblico. Favorevoli? Quattrocentottantaquattro. Osservazione di carattere cartografico. È parzialmente accolta. Scusa, non mi ricordo bene come mai parzialmente non accolta, cioè cos'è che c'era sì, no, ma non mi ricordo perché mi ho ben presente l'osservazione, ma non mi ricordo bene quello che non quello che chiedeva, se forse ci metteva dentro anche una strada, un passo, non mi ricordo quello. La strada sì, ma un passo esterno, non mi ricordo come mai parzialmente. Hai ragione, mi ricordo anche io l'osservazione, mi pareva si attestasse tipo al limite di un muro di contenimento della strada, può darsi, o forse invece no, nel senso noi l'abbiamo attestata lì e lei chiedeva di più, potrebbe anche essere così, eh? Non ricorda nessuno, ma l'ufficio Ah, scusa. È la 484, vero? Io mi pare di ricordare che lei chiedesse... Allora, è un edificio, Riccardo, che ricade lungo la provinciale, in seconda fila, che c'ha tutto un parco e noi l'abbiamo accolto parzialmente attestandolo su una via, che aveva una viettina, tutto il B3, capito? Ma lui chiedeva oltre, non capisco. Andava oltre la via, oltre questa via. Questa strada che di accesso a casa sua. Esatto. Indicava delle particelle, no? Siamo attestati sulla strada. E noi non le abbiamo prese, non abbiamo preso tutto quello che chiedeva nella cartografia. Ok. Sì, mi pare ci fossero altre particelle che erano coinvolte nella richiesta e che non sembravano, insomma, compatibili. Allora, favorevoli a parte la... Scusate un attimo. Ci sono. Bene, metto in votazione. Favorevoli? Tutti. 485. È una scheda norma, non è accolta da parte dell'ufficio. L'accoglimento delle richieste porterebbe al contrasto con gli elementi l'impianto del piano strutturale e del piano operativo, come per una osservazione precedente, la proposta di modifica e di trasformazione però
per l'amministrazione riveste carattere di interesse, quindi può essere oggetto di successive riconsiderazioni in procedimenti diversi da questo di variante. Bene, metto in votazione chi è favorevole. Tutti. Osservazione cartografica non accolta da parte dell'ufficio. Chi è favorevole? Io scusate, non mi ricordo bene, non fu sospesa questa perché c'era qualcosa su questa osservazione. Infatti mi risulta così anche a me. Perché c'era qualcosa, non mi ricordo bene, che non era. Sì, che non venivano classificati di pregio architettonico, non mi ricordo, che erano dentro. Quattro L'osservazione è che numero? 8 6. Osservazione 486. È cartografica? Mi ricordo che poi disse qualcosa veniva accolto, mi sembra lo disse Simone, non mi Allora, ricordo. questo qui è stata fatta una modifica alla normativa, che riguardavano degli annessi che erano all'interno di queste aree a tre storiche, che non avevano disciplina, capito? Che per cui mi sembra che abbiamo fatto una modifica all'articolo proprio delle norme. Sì, è E come quindi dicevo. gli si andava incontro con la normativa. Allora, non si accoglieva, ma modificando la normativa si andava incontro. Era quello, non mi ricordo bene. Sì, no, è così. Sì, tenete conto che qui praticamente la partizione che era stata individuata nel centro agglomerato di natura storica riguardava correttamente tutta la risede del fabbricato. Però c'era questo problema che non si sarebbe risolto nemmeno accogliendo l'osservazione, si risolveva come dici te, da cui il non accoglimento dell'osservazione, ma che ha prodotto indipendentemente nell'osservazione d'ufficio, credo, una modifica normativa alla questione degli annessi, appunto. Chi è favorevole? Tutti. 487 riguarda un'osservazione presentata dall'ufficio tecnico. La 487. Non è accolta. Non è accolta in ragione delle considerazioni che abbiamo fatto anche rispetto alle modifiche sull'Arlecchino e su tutta l'area al di là del fabbricato. Favorevoli? Tutti. 488. È normativa e cartografica. Questione del P4-P2, e quindi questa riguarda la parte cartografica di parziale accoglimento, e anche per la parte normativa c'è un parziale accoglimento che riguarda anche altre osservazioni che hanno evidenziato necessità di correzioni o di modifiche. Altre richieste sono oggetto di specificazione di competenza del regolamento edilizio. Favorevoli? Tutti. 489. Riguarda una scheda norma. Siamo a Misciano, l'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Siamo in contrasto con la legge regionale e con il PIT.
Non ci sono particolari profili di interesse pubblico che vengono rilevati da noi. L'istruttore di non accoglimento dell'ufficio, chi è favorevole? Tutti? 4 e 90. È una scheda norma. Una scheda norma non accolta per le stesse ragioni del contrasto con il PIT e la legge regionale, si comporta in temi di territorio urbanizzato e territorio rurale, non si rilevano neanche particolari elementi di merito, non accolta. Favorevoli? Io mi astengo perché su questo qui, fra l'altro, avevo detto del parcheggio che lì serviva, quindi non, su questo mi astengo. Va bene. Dalle Luca Stenuto. 491. È un'osservazione normativa che non è accolta. Trovate nella sintesi istruttoria le motivazioni del non accoglimento, il contrasto con la legge regionale e di fatto anche la presenza degli elementi riferiti al mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati in territorio rurale. Favorevoli? Tutti. Osservazione 492, un'osservazione di carattere cartografico. L'istruttoria dell'ufficio è di accoglimento. Riguarda l'area. Parcheggio a vado. Favorevoli? Tutti. 493. È un'osservazione normativa. Riguarda la schedatura di un edificio che non è accolta da parte dell'ufficio. Nella sintesi istruttoria si replicano le motivazioni della 491. L'oggetto è praticamente. Favorevoli? Tutti. 494. Osservazione normativa. Anche questa non è accolta da parte dell'ufficio. Favorevoli? Tutti. 495. Osservazione normativa. L'oggetto è sempre praticamente lo stesso, cambia il tipo di fabbricato, non la loro natura. L'ufficio risponde rispetto al contrasto con la legge 65, con la legge 65 e con le facoltà previste dal piano per il cambio di destinazione d'uso e le varie possibilità architettoniche e edilizie. Favorevoli? Tutti. 496 è un'osservazione normativa e cartografica. L'ufficio non accoglie. Mancano riferimenti per la modifica cartografica, tali da poter considerare questa situazione.
gli interventi normativi che vengono richiesti sono di fatto già compresi nella disciplina delle norme tecniche. Favorevoli? Tutti. 497 è un'osservazione normativa di classificazione degli edifici. Siamo in una situazione analoga a quella delle due osservazioni fa. Non ci sono documentazioni allegate all'osservazione che aiutino alle valutazioni, alla istruttoria. L'istruttoria quindi è di non accoglimento. Favorevoli? Io volevo chiedere una cosa su questa qui. Il fatto che esista un condono, no? Che ora mi ricordo che c'era un condono edilizio, no? E c'era un successivo titolo, non cambia la sostanza? L'ufficio, se vuole rispondere, io ti dico di no, ma No, ora infatti. vado a riprendere, cioè, l'ufficio. chiedeva una classificazione Non degli ricordo perché edifici. se ne parlò, no? Quando c'era un condono, non mi ricordo qualcosa. Cambia nulla, eh? Manola. Sì, sto Però fate guardando. conto che questo edificio è un recente, in cartografia. Ma il È fatto che un recente. ci sia stato un condono e sia Lui stato chiedeva, rilasciato, lì allora, non presenta abuso. ha due tipologie, da una parte chiedeva la normativa e da una parte chiedeva la classificazione di quel volume condonato in interesse ambientale 2. E noi chiaramente vedendo la documentazione, ma anche senza una documentazione fotografica, se un manufatto oggetto di condono non può avere chiaramente caratteristiche storiche e ambientali, insomma, poi comunque l'abbiamo verificato nella documentazione. Quindi diciamo, non è stata accolta la riclassificazione che lui aveva chiesto. Ma anche per conoscere bene, cioè questo qui però essendo condonato è recente allora. No, sì, è recente, non è classificato né 1 né 2 OR. Lui chiedeva di essere classificato 2, perché così, diciamo, pensava di fare Ah, certi storico, interventi. via, non va bene. Sì, infatti. Ok. Parla, Michela. No, dicevo Jacopo, io non ti sentivo. L'hai messa in votazione? Votazione, ce la rimetto. Ah, non ti Favorevoli? sentivo neanche io, scusa. Favorevoli? Tutti. 498. Un'osservazione normativa non accolta. Qui viene chiesto la conferma di una previsione urbanistica che è decaduta e che non è neanche più compatibile con le disposizioni normative. Favorevoli? Tutti. 499. Riguarda la classificazione degli edifici, questa. È accolta. La proposta era il cambio da R a 2. Favorevoli? Tutti. 500. Scusate un attimo. Questa io la vorrei sospendere, la vorrei mandare in fondo. Aspetta un attimo, Ia. Sì. Sì, perché era da valutare insieme alla 351, ok? Ci sono, Jacopo, scusa. No, semplicemente per dire che la 500 la sospendo e si valuta insieme alla 251, 351, mi ricordo il numero che è quella della cartiera. 501. Riguarda una scheda norma. L'ufficio la accoglie parzialmente e modifica le disposizioni della normativa speciale in riferimento alle
all'indice, all'inquadramento geografico, all'articolazione spaziale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? R astenuto. 502. Questa è una scheda norma, riguarda la Villa Cavanis, era precedente allo sviluppo che poi c'è stato, di cui abbiamo già anche parlato in commissione. L'istruttoria di parziale accoglimento, dobbiamo, indipendentemente dagli emendamenti o altri atti che d'ufficio vengono svolti, rispondere a tutte le osservazioni. La proposta dell'ufficio di parziale accoglimento, valutate le possibilità di modifica della scheda non in contrasto anche con le indicazioni che vengono poi presentate in emendamento. Favorevoli? Tutti. 503. Osservazione normativa accolta. Produce una modifica dell'articolo 47 che tiene conto anche di accoglimenti ulteriori, di osservazioni pervenute. Parere di accoglimento, chi è favorevole? Tutti. 504. Una scheda norma. Parzialmente accolta, modifica al solito il testo, l'inquadramento, la localizzazione, l'articolazione spaziale. Siamo a Camaiore. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si astiene. 500. Sono astenuto, Jacopo l'ha Sei visto. astenuto, R. Sì, era astenuto. 505. È un'osservazione cartografica, siamo a Capezzano, l'ufficio l'accoglie parzialmente e riguarda la risede e il limite di un nucleo rurale. Viene parzialmente modificato il perimetro. Favorevoli? Tutti. 506 è un'osservazione normativa che non viene accolta, riguarda gli immobili di carattere monumentale, viene chiesto il frazionamento, non l'accogliamo, favorevoli? Tutti. 507. Viene indicata la modifica di una cappella privata sconsacrata, classificata come M da M a 2. L'ufficio propone 1, quindi l'istruttoria di parziale accoglimento. Non ci sono articolazioni dei pareri da parte dei commissari. Metto in votazione. Chi è favorevole? Tutti. 508 è una modifica normativa che riguarda gli interventi anche di adeguamento antisismico e le trasformazioni in altezza. L'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento perché le modifiche che riguardano, cioè le caratteristiche degli interventi antisismici sono disciplinate nei regolamenti edilizi. Le modifiche che riguardano l'altezza sono materia per il cambio di destinazione d'uso della ASL, se ne è parlato più volte, e l'istruttoria appunto è di non accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Rugani si astiene. 10. Modifica della classificazione sulla 509. Da 1 a 2 nella proposta non è accolta dall'ufficio.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani astenuto. L'osservazione normativa è analoga a una di quelle che abbiamo già visto che chiedeva lo spostamento di un fabbricato. Chi è favorevole? Non accolta, eh? Favorevole? Tutti. 511. Una scheda norma che riguarda provinciale Sardanese Ponte di Sasso. A monte della Sardanese. Parzialmente accolto con modifiche distribuite nella normativa collegata alla disciplina della scheda stessa. Favorevoli? Contrari? Astenuti? R e 512. Un'osservazione che riguarda la classificazione degli edifici. Viene accolta da parte dell'ufficio, è un edificio che diventa recente. Favorevoli? Tutti. 513 riguarda una scheda norma e la cartografia. È una partizione spaziale di riserve che viene rettificata. Favorevoli? Tutti. 514 è un'osservazione cartografica. Accolta da parte dell'ufficio, secondo quanto indicato nell'osservazione. Favorevoli? Qui Jacopo, qui avevo chiesto anche all'ufficio se mi faceva la riperimetrazione delle, se mi controllava le altre casse d'espansione. Non lo so se l'avete fatto, Manola. No, sinceramente ti devo dire che la perimetrazione, però, quella che è stata riportata sulle carte è quella che deriva dal genio, cioè, Su cioè. questa qui mi sembrava che ci fosse stato anche un errore dell'ufficio nella perimetrazione della cassa d'espansione. Avevo No, chiesto di verificare. aspetta, no, ti volevo dire una cosa. Allora, le casse di espansione alle 6.000, ti riferisci a quelle delle 6.000 o alla Tutte casa le d'espansione? casse di espansione che abbiamo sul territorio, se c'è qualcosa di diverso, di ricontrollare. Non è che ce n'abbiamo una ventina, ce l'abbiamo alle 6.000 e quella delle 6.000 è quella riportata dal genio di Lucca e noi non abbiamo modificato, abbiamo fatto solo una piccola variante ultimamente perché il genio stava facendo dei lavori di consolidamento delle arginature e necessitava di effettuare delle porzioni d'esproprio di certe aree. Quello che non ho fatto, e questo lo devo fare, è vero, è di verificare che la cassa di espansione al magazzino corrisponda alla cassa di al progetto della cassa di espansione del genio, perché la perimetrazione riportata in fase di adozione non corrispondeva e il genio, essendo un ente sovraordinato, abbiamo partecipato a una conferenza dei servizi specifica e abbiamo chiarito che riportavamo nel piano operativo l'esatta perimetrazione. Quindi questa è una verifica che devo fare.
Quindi ecco, le altre casse comunque sia sono tutte riportate con l'esatta perimetrazione, sono state controllate. Sì, quello sì. Quello l'abbiamo controllato in fase della variante, quella che abbiamo fatto perché dovevano fare questo consolidamento delle arginature. Ok. Dicevo, in ogni caso, Manola, Sì. magari se non c'è già, può anche darsi che ci sia già una norma che sostanzialmente dice che per noi ha un valore ricognitivo quella perimetrazione e che quella che conta è quella nello strumento, insomma, dell'autorità distrettuale dell'Appennino settentrionale. Magari mettiamocela, nel senso che se Sì, c'è qualche lo errore mettiamo. materiale non c'è da Ci fare una sta. variante poi. Eh? Ci sta, controllo, ci sta che già ci Ci sia, sta che voglio ci sia dire. già, eh? Allora, 514, accoglimento da parte dell'ufficio. Metto in votazione a questo punto. Chi è favorevole? Bene. 515. È un'osservazione cartografica. Da parte dell'ufficio. Si mantiene l'interesse da parte dell'amministrazione alla realizzazione di quest'opera pubblica di cui si chiedeva lo stralcio. Chi è favorevole? Scusa Jacopo, non me la ricordo mica com'era questa. No, non vorrei dire una cosa sbagliata. Aspetta un momento, 515. Quell'osservazione che è localizzata dietro il cascinale Mariotti, per cui c'è stato un approfondimento anche da parte nostra, in cui Sì, ho capito forse. verificò alla fine la necessità di mantenere la previsione, Di un parcheggio. salvo poi sviluppi progettuali che al momento non ci sono, ma intanto di mantenere la previsione. La previsione come parcheggio. Come Ok. parcheggio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Rugani astenuti. Cinquecentosedici. L'osservazione cartografica e non è accolta. Riguarda la fascia di salvaguardia della variante Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come sopra, Rugani astenuto. 517. È un'osservazione normativa e cartografica. È parzialmente accolta con una modifica risultante all'articolo 68. Della parte normativa. Non può essere accolta invece la parte cartografica. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come sopra. Osservazione 518. È normativa. È parzialmente accolta e la disciplina è contenuta non nelle forme richieste dall'osservante, ma comunque in quelle che riguardano la possibilità dei cambi di destinazione d'uso da
direzionale a residenziale nelle norme di piano. Parzialmente accolta, chi è favorevole? Tutti. L'osservazione 519 è normativa. Riguarda un impianto di autolavaggio a Capezzano. Viene proposta dall'ufficio il parziale accoglimento con modifica dell'articolo 68. Parte delle richieste non è ammissibile perché varia la natura e l'impianto del piano. Parziale accoglimento conclusivamente. Favorevoli? Tutti. 520. Questa ve la ricorderete, siamo Carignoni, si parla di un'azienda, la modifica è accolta, proposta è accolta. È una scheda norma. Favorevoli. Tutti. 521. Cartografica, la modifica cartografica parzialmente accolta. Sì, riguarda l'estensione di un'area di pertinenza. Favorevoli? Tutti. 522. Riguarda la classificazione degli edifici e non è accolta. L'ufficio ritiene e conferma di non classificare il manufatto. Favorevoli? Tutti. 523. Una scheda norma. Allora, viene chiesta la modifica della previsione che contrasta però con il piano strutturale e con la legge regionale e il PIT. Non è perseguibile in questa fase del procedimento la modifica richiesta, quindi non è accolta. Osservazione 523, chi è favorevole? Tutti. Osservazione 524, è un'osservazione normativa. Viene proposto un adeguamento sulle aree di insediamento di impianto storico, non accolta da parte dell'ufficio sui minimi dell'unità immobiliare. Favorevoli? Tutti. 525. È un'osservazione cartografica. Anche questa non accolta, riguarda la stessa previsione di prima dietro il Cascinale Mariotti. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Rugani astenuta come prima. Aspetta un attimo, Jacopo. Sì. Ascolta, su questa qui che viene ora, che si fa io, Iacomini? Uscite. Perfetto. Scusami, Michela, la 524 ti sei astenuta? No, ha votato la Michela. No, Ah no, perché avevi detto come prima. Bianco. come prima ho detto sulla 525. Ma comunque anche la 523 era votata, quindi. No, no, ma come prima perché la 523 era lo stesso oggetto di quella di prima. Per cui si è astenuta 525, giusto? Va Sì. bene. Riccardo, ci sei? Sì, Ma manca la Iaco. 525 non l'abbiamo ancora votata. Sì, che si è votata, ti sei astenuta. Ah, va bene, tutti favorevoli gli altri. Tutti favorevoli, sì. Ah.
Iacomini. Manca Iacomini e manca Graziano perché sono i proponenti dell'osservazione. Sono Ah, per scusa, scusa. la 526, che riguarda quella partizione spaziale, ve la ricorderete, insomma, dietro la badia. È in sostanza l'esclusione di una piccola porzione dalla scheda norma. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli Menchetti Erba, Rugani si astiene. Facciamo rientrare i commissari. Ecco, Graziano anche. Beh, osservazione 527 è un'osservazione cartografica. Risulta accolta. P4, P2. Stessa situazione. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 528 riguarda la classificazione degli edifici, risulta accolta. Proposta di modifica di classificazione in due, da recente a due, perché è di impianto storico. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti. Lugani astenuta. 529. L'osservazione è normativa e cartografica. Non è accolta da parte dell'ufficio. La dimensione della risiede per la parte cartografica è ritenuta congrua e non si va in contrasto con la natura morfologica del piano strutturale. Alcune fattispecie risultano di prodotte dall'osservante e risultano di interesse, ci sono, come dire, dei riferimenti derogatori già contenuti nella normativa. Istruttoria di non accoglimento, chi è favorevole? Tutti. Scusate un attimo. Osservazione 529, normativa e cartografica. Non è accolta. Stesse motivazioni della precedente osservazione. Ma questa, scusate, l'avevamo votata, no? Scusate, 530, 530, osservazione 530. Dopo la penna sopra, non avevo visto il segno della vocazione. È un'osservazione normativa. Allora, le superfici minime è identica a una già votata, che riguarda la 525, che riguarda, no, scusate, la 524, che riguarda una proposta di modifica dei minimi delle unità immobiliari. Non è accolta da parte dell'ufficio, la metto in votazione. Chi è favorevole? Tutti. 531.
Anche questa è di carattere normativo e è parzialmente accolta. Riguarda l'articolo 84 e in particolare le condizioni con cui si realizza la trasformazione che prevedono il progetto convenzionato con la garanzia cauzionale assicurativa. Parziale accoglimento, favorevoli. Tutti. 532 è una scheda norma, viene accolta da parte dell'ufficio, viene quindi introdotta una nuova scheda norma che abbiamo discusso nell'approfondimento in commissione. Favorevoli? Contrari? Astenuti, Rugani astenuto. 533, una scheda norma che riguarda l'area delle bocchette, non viene accolta da parte dell'ufficio, è un'osservazione che produce degli effetti non conformi con la legge regionale e con il PIT, ma che non ha neanche avuto precedentemente alcuna manifestazione di interesse, come invece in altri casi, ma che l'amministrazione considera rilevante e quindi da prendere in considerazione in futuri procedimenti di variante urbanistica. Istruttoria di non accoglimento, chi è favorevole? Tutti. 534. Riguarda la classificazione degli edifici. Viene mantenuta la classificazione in cui ricade questo edificio che è di impianto storico. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 535 del comitato, no, non si può dire di chi è cartografica. Non è accolta. Un momento. E qui siamo in analoga situazione con un merito riconosciuto alla proposta, pur non essendo compatibile per il livello di pianificazione attuale. Favorevoli? Tutti. 536. Riguarda la classificazione degli edifici. Da 1 a 2 le caratteristiche lo mantengono in 1, secondo l'ufficio che non accoglie l'osservazione. Chi è favorevole? 537. È un'osservazione normativa che viene accolta. C'è una modifica alla richiesta all'appendice D a cui si richiama la partizione spaziale di 4. Quindi il parere di accoglimento, metto in votazione, chi è favorevole? Tutti. 538, un'osservazione cartografica non accolta. È favorevole? Chi è contrario? Bene. Scusatemi, mi sono persa, io ero favorevole. Bene.
539. È un'osservazione normativa. Anche qui sull'appendice relativa alle funzioni di viene prodotto una modifica parziale accoglimento di quanto richiesto per le funzioni di carattere sanitario assistenziale. Chi è favorevole? Tutti. 540, osservazione normativa. Che non è accolta, riguarda la questione delle case di guardianaggio che l'ufficio precisa sono da considerare pertinenze delle attività esistenti e ne mantengono la corrispondente destinazione d'uso non considerabili come unità residenziali distinte. Favorevoli? Tutti. 541. L'osservazione cartografica non è accolta da parte dell'ufficio, e riguarda il solito parcheggio dietro il Mariotti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Rugani? Astenuti? 542. Riguarda la classificazione degli edifici, viene chiesta la classificazione di un edificio con la sua sede con classificazione 2. L'ufficio accoglie. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 543. Viene proposta una modifica normativa che è parzialmente accolta nell'articolo 48, in considerazione anche di altre richieste pervenute con altre osservazioni. Chi è favorevole? Tutti. 544. È un'osservazione normativa che riguarda le zone D, in particolare le D4, che ha lo stesso tipo di richiesta e anche di parere da parte dell'ufficio, cioè l'accoglimento e la modifica dell'appendice dedicata alle norme di piano. Parere di accoglimento, chi è favorevole? Tutti. 545, anche questo è di carattere normativo, riguarda l'impianto normativo, l'articolo 47, le norme per gli edifici di recente formazione nel territorio aperto, viene accolta. Chi è favorevole? Tutti. 546. È un'osservazione normativa su diversi punti che non è accolta. E che riguarda in parte anche interventi che dovranno essere disciplinati dal regolamento edilizio. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 547. L'osservazione riguarda una scheda norma e non viene accolta. Non ci sono interessi pubblici rilevanti che motivino a parer nostro e dell'ufficio l'accoglimento della previsione di trasformazione. Metto in votazione. Chi è favorevole? Riccardo? Si astiene. Riccardo si astiene. Scusa. Ok. Erga astenuto.
Osservazione 548 è una scheda norma parzialmente accolta da parte dell'ufficio che appunto propone la scheda, modifica la scheda norma come abbiamo concordato in ragione delle modifiche che venivano richieste e in parte accolte. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si è contrario, Riccardo? Chi si astiene? Si astiene Lega. 549. È un'osservazione che riguarda la classificazione degli edifici, ve lo ricorderete. Si parla della zona di Candalla e quindi lungo l'alveo del Lombricese a monte di Candalla. Con una modifica specifica, mantenendo però l'impianto di piano su quell'area. Favorevoli? Contrari, contrario R. Ok. Cinquecentocinquanta è un'osservazione. Jacopo, ma Jacopo, astenuti non l'hai detto, io ero astenuta. Mi pareva che tu avessi votato favorevole. Va bene, scusa, ho sbagliato. Rugani, l'ha astenuta. Bene. Cinquecentocinquanta. Osservazione legata a una scheda norma. Siamo a Lido. Viene modificata quella scheda tenendo conto parzialmente delle indicazioni proposte dall'osservante. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani R. Astenuti. Osservazione 551. Riguarda la classificazione degli edifici e non è accolta, si conferma la classificazione 1. Favorevoli? Con tutti. Osservazione 552. Allora, l'osservazione cartografica viene accolta. Favorevole? Graziano Montovista. Sì, ok. 553 è una scheda norma. Viene accolta. Con l'introduzione di una nuova scheda norma. Non me la ricordo questa, qual era? Per favore, l'ufficio può far vedere la scheda norma collegata a questa osservazione? No, io non posso perché non ho collegamento con quello dell'ufficio. Te, No, Manola, ce la fai? qual è? Guardo, aspetta, chiamo Stefano. Mi dici la scheda norma? Io ho Stefano al telefono. Ah, scusate, non mi ricordo bene, ma qual è quella della strada?
Scusate, ma è quella della strada di collegamento fra via Bello Sguardo e quella lì? Sì, mi sembra questa. Quella di... Ah, va bene, allora no, non occorre farla vedere, ho capito, la scusate, non mi ricordavo bene la localizzazione. Sì, ora l'ho capita bene questa. Sì, un momento, voglio vedere una cosa io. Va bene, metto in votazione il parere dell'ufficio di accoglimento. Favorevoli? Contrari, astenuti, Lugani. No. 554, un'osservazione sulla classificazione degli edifici. Mantenuta la non classificazione perché l'edificio è di impianto recente, quindi parere di non accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si attiene? Astenuta Rugani. Michela, bisogna che tu metta in votazione te questa pratica successiva, bisogna che esca io. Sì. Esco. Allora, ci siamo, è uscito Jacopo, sì. L'osservazione 555, parzialmente accolta, cartografica. Allora. Ci siamo? Favorevoli? Volevo dire una cosa, qui è stata riperimetrata, no? L'area, se mi ricordo bene, Sì, mi ricordate, sembra no? di sì. Vabbè, poi si guarda, via, va benissimo, vai, poi la riguardiamo ora, prima del consiglio arriveranno, ok. La metto in votazione allora? Vai, favorevoli? Contrari? Astenuti? Tutti favorevoli. Facciamo rientrare pure Jacopo. Un secondino, mi assente e torno. Eccoci. Allora, osservazione 556. Osserva. Jacopo, Sì. poi ti aggiornano sul voto dell'altra o te lo devo dire? No, lo devo... va bene, lo guardo dal Lo verbale. guardo solo. Perfetto. Grazie. Allora, 556. Osservazione cartografica.
Parziale accoglimento da parte dell'ufficio, con modifica della cartografia e con respingimento dell'osservazione prodotta sulla base cartografica, come sappiamo. Favorevoli? Tutti. 557, è una scheda norma. Non è accolta da parte dell'ufficio la proposta di osservazione, non è pertinente col livello di pianificazione. Ma avete sentito favorevoli? Non ti abbiamo sentito, comunque siamo favorevoli. Va bene, ho visto. Allora, l'osservazione 558 è quella della Regione Toscana. Trovate l'istruttoria dell'ufficio nello specchietto relativo. Riguarda diversi aspetti, chiaramente. E vedete punto per punto, ovviamente l'istruttore di parziale accoglimento, perché ci sono punto per punto, l'osservazione è stata fatta relativamente a singole questioni, l'accoglimento, il parziale accoglimento. La faccio leggere e la metto in votazione. Metto in votazione se non ci sono osservazioni favorevoli. Ok. Riguarda una scheda norma, non è accolta e anche in questo caso, come nella precedente 557, l'area tra l'altro è la stessa, l'ufficio risponde nello stesso modo. Favorevoli? Tutti. Osservazione 560. Questa è una scheda norma. L'istruttore dell'ufficio è di non accoglimento. La respingiamo perché secondo noi non ci sono particolari profili di interesse pubblico. Chi è favorevole? Il parere dell'ufficio è non accolto. Non accolta, non accolta. Tutti Ah, ok. favorevoli. È una osservazione varia sulla normativa, sulla scheda norma e sulla cartografia. E classificazione, questa qui li prende tutti. Non c'è la scheda norma, scusa, ok, ho sbagliato io, ho sbagliato io. Le prende tutti. Allora, la parte di classificazione è accolta. La parte normativa che è generale riguarda le facoltà di trasformazione invece non è accolta. E è accolta anche la parte cartografica. Quindi classificazione cartografia sì, normativa no. Chi è favorevole? Tutti. 562. L'osservazione è parzialmente accolta, scusate, è di carattere normativo. All'articolo 17, come per altre osservazioni che incidono su questo, viene introdotta una modifica normativa.
Favorevoli. Tutti. 563. L'osservazione anche in questo caso è normativa. È parzialmente accolta con una modifica all'articolo 19 che tiene conto dell'accoglimento parziale o integrale anche di altre osservazioni. Riguarda la facoltà di interventi per gli insediamenti di impianto moderno o storicizzati. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 564. Non è accolta, riguarda la normativa. Viene richiamata nell'istruttoria dell'ufficio la condizione per le modifiche di destinazione d'uso dei fabbricati in territorio rurale. E questo è. Chi è favorevole? Tutti. 575. Osservazione di carattere normativo, parzialmente accolta, richiede, l'osservazione non è specifica su questioni relative alla pianificazione dell'argomento del piano operativo, l'ufficio risponde dicendo che appunto l'osservazione non impedisce. Cioè, il piano non impedisce quanto richiesto dall'osservante. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 566 di classificazione degli edifici. Viene mantenuta la classificazione 1 proposta dall'ufficio e l'osservazione non è accolta. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 567. È un'osservazione di carattere normativo. È parzialmente accolta. L'articolo 21 genera una modifica che è contestuale anche all'accoglimento al quanto pervenuto in osservazione da altri cittadini o enti. Chi è favorevole al parziale accoglimento? Scusa, Jacopo, Sì. questa qui a cosa si riferisce? Ah, sì, l'ho visto, ok. No, no, va bene, sono favorevole. Beh, osservazione 568 riguarda una scheda norma H maggiore. Non è accolta in quanto per la tipologia di destinazione richiesta si parla di un'area esterna al territorio urbanizzato e quindi richiederebbe un impegno che contrasta con la legge regionale, il PIT, il piano strutturale e tutto l'impianto normativo. Non accolta l'istruttore dell'ufficio, chi è favorevole? Tutti. 269, una scheda norma. Questa scheda norma non è accolta da parte dell'ufficio, non vengono sottolineati particolari interessi pubblici, ve lo ricorderete, è una previsione in territorio urbanizzato, ma insomma interna alla frazione di Montebello. Favorevoli? Contrari, astenuti, erra si astiene. Osservazione 570 di natura cartografica, non è accolta anche questa. Il
L'osservante voleva chiarire la natura della viabilità in questione, l'ufficio risponde che non è materia di argomento, è argomento del piano operativo la natura di proprietà delle strade. Favorevoli? Tutti. 571. Si sta parlando di una scheda norma. A Capezzano non è accolta, è l'introduzione in realtà di una scheda norma per cui non si segnalano particolari aspetti di interesse pubblico, non l'accogliamo e votiamo il non accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. 572. L'osservazione normativa. Viene chiesta la modifica di un articolo, l'articolo 5, che riguarda le definizioni generali sulla parte legata anche alla definizione della resede, viene parzialmente accolta con le modifiche che riguardano appunto questo articolo, dovute anche ad altre osservazioni. Favorevoli? Tutti. 573. È un'osservazione normativa che riguarda ancora il dimensionamento delle unità immobiliari. Non è accolta. Favorevoli? Tutti. Osservazione 574, anche questa normativa. Riguarda come la 572 identica, nel senso che riguarda le modifiche legate all'articolo 5, lettera 2, comma 2, lettera B. Nella precedente si riguardava il comma 3, però insomma è parzialmente accolta, come anche da altre osservazioni pervenute, per esempio, dal Collegio dei Geometri e altri. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione normativa parzialmente accolta da parte dell'ufficio. Il numero 575. All'articolo 93 dà luogo a una modifica che è anche questa frutto dell'intervento in osservazione anche di altri soggetti, è legata al patrimonio edilizio esistente. Chi è favorevole? Osservazione 576 riguarda la classificazione degli edifici. Viene indicata la necessità di classificare un fabbricato che è accolta dall'ufficio con classificazione 2. Favorevoli? Tutti. Osservazione 577 è improcedibile, incompleta di qualsiasi cosa. Non accolta. Favorevoli? È un'osservazione normativa e cartografica. Viene modificata per la parte cartografica, come indicato dall'osservante, e per quel che riguarda le norme, limitatamente si accoglie secondo anche quanto segnalato da altre osservazioni. Chi è favorevole al parziale accoglimento? Tutti. 579. L'osservazione è accolta, è una previsione urbanistica per l'adeguamento di una viabilità a Orbicciano.
Favorevoli, contrari, contrario. 580 è un'osservazione normativa e cartografica. È accolta. Ecco, la parte normativa in realtà non è precisata e quindi non è oggetto dell'intervento istruttorio né nostro né dell'ufficio, viene accolta la parte cartografica. Chi è favorevole? Scusa, allora questa qui non è accolta parzialmente, o no? Ecco, questo dica l'ufficio. Non ho capito, scusa Fabio. Chiedo all'ufficio di esprimersi su questo, è una questione di definizione. Mi ridici l'osservazione, per Allora, favore? l'osservazione da 580, dalla sintesi istruttoria, viene fuori che la parte cartografica richiesta dall'osservante è accolta. La parte normativa non è esplicitata e circostanziata, quindi l'avete considerata inammissibile e di conseguenza avete accolto l'osservazione? Oppure Riccardo dice parzialmente accolta? Devo andare a vedere, abbi pazienza, devo andare a vedere Ma la mia. scusate, però anche se non fosse ammissibile, le altre le abbiamo trattate in questa maniera, no? Si è messo il parzialmente accolta quando non si accoglie Messi integralmente. una questione formale, sono d'accordo con Riccardo, sì. Io anch'io la metterei parzialmente accolta, se è così. L'ufficio, se siete disponibili a cambiare non l'istruttoria, ma il parere, noi si vota al parziale accoglimento. Ma io ora bisogna che la riguardi attentamente perché non è mai stato rilevato un problema su questa osservazione. Io allora sospendiamola, la mettiamo un attimo da ultimo perché Allora ascolta, guarda che la Manola e ci si torna alla voglio fine essere sicura. della commissione. Se volete ve la leggo, l'osservazione. Ah, ma non c'è un... No, scusate, avete dato un parere istruttorio, ufficio, no? Qui è una questione formale. Allora, sulla parte normativa, se la parte normativa non è non l'avete valutata, non l'abbiamo valutata perché non è circostanziata, c'è da capire che se ne fa nell'interezza dell'osservazione. Siccome a quanto si capisce chiedeva anche qualcosa di normativo, la possibilità che viene proposta è quella del parziale accoglimento, per cui non si cambia il parere, non si cambia, diciamo, l'istruttoria, si cambia il parere tenendo conto che c'era anche questo tipo di richiesta. Tutto lì. Una questione formale. Io la posso sospendere e ci torno alla fine della commissione di oggi. È una banalità formale. Fammela vedere, perché siccome ti spiego, sia nel blocco delle osservazioni normativa che di quella cartografica, non c'ho alcuna nota su questa osservazione. Ho Quindi capito, ma io no, la bisogna. scusa, ma che chiedeva? Non ce ne sono di note, va bene, la cosa che... Chiedeva di modificare il punto 6 dell'articolo 23 dell'NTA. E scriveva una proposta di testo che chiedeva che il testo esistente fosse modificato in un certo modo. Io devo vedere perché se è stato modificato come lui chiede è accolta. Se è stato modificato parzialmente va bene, sono d'accordo, però bisogna che faccia questa verifica. Va bene, appunto, ti dico, se puoi farla ora di qui alla fine della commissione, che è per mezzogiorno, si vota l'ultimo. Vedo, lo faccio subito. Va. Ok, va bene, ciao. Osservazione 581. Qui ci si torna allora. Osservazione 581. È di carattere normativo. Viene richiesto di inserire questo comma. Non viene inserito nella dicitura, perché lui qui chiede proprio una dicitura specifica, cioè una modifica, e tra l'altro è inserita non all'articolo 5, ma agli articoli 22, 23 e 24. Chi è favorevole? Tutti. 582, l'osservazione cartografica non è accolta.
chiede una modifica del territorio urbanizzato. Mi pare che questa si sia vista anche ultimamente per quel che riguardava la Resede, no? Non è accolta. Chi è favorevole? Tutti. 583. L'osservazione è normativa di classificazione cartografica. Allora, la classificazione viene modificata, che è una classificazione anche di carattere cartografico. La modifica normativa invece non viene accolta e da questo si ha il parere di parziale accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. 584, un'osservazione normativa, anche questa parzialmente accolta. Dà luogo a una modifica che è concorrente a quanto anche richiesto da altri soggetti. In parte poi ci sono delle competenze delegate al regolamento edilizio per. Si sta parlando degli interventi pertinenziali. Chi è favorevole? Tutti. 585. L'osservazione è normativa, lo stesso oggetto e la stessa istruttoria da parte dell'ufficio. Favorevoli? Tutti. 586, l'osservazione non accolta riguarda la cartografia. Non viene accolta nel senso che viene mantenuta l'assegnazione cartografica già data. Favorevoli? Tutti. 587, una scheda norma che riguarda il complesso del Colosseo, che viene accolta. Ne abbiamo discusso in parte anche, come dire, rivista. Favorevoli? Sì, tutti. 588. Qui siamo invece a Capezzano. Stessa richiesta del 586, viene leggermente estesa una risede e quindi diciamo al margine di un nucleo rurale di impianto recente. Chi è favorevole? Io su questa qui, su questa osservazione, mi ricordo dissi già qualcosa se non mi sbaglio, ma io l'avrei accolta tutta. Come mai non si accoglie tutta, non mi ricordo. Vediamo se c'è. Perché c'era una questione del troppo e poco, come sempre, su questa roba. Era, non mi ricordo, ecco, non mi ricordo, vabbè, comunque, ma al limite si riguarda comunque. Non vedo che ci siano articolazioni qui, eh? No, ma no, ma no articolazioni, c'erano delle discussioni. Sì, c'erano state delle discussioni, sì. Sì. No, forse ero proprio io che mi ricordo chiedevo l'accoglimento di tutta l'osservazione, però forse come dici giustamente Loro. te, ecco, è un discorso di proporzioni. Sì, capito, ci indicavano un'area significativa e noi ci si attestava su un limite inferiore, insomma, via. Come sempre era successo. Ok, va bene. Metto in votazione, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Michele ha votato favorevole? No, non ho votato nulla perché mi sono persa. Fermi tutti. La Allora, 589. 88, 88.
88 favorevole, ma mi sembrava di aver già votato. Ma forse in sede di votazione Riccardo aveva detto questa cosa, ma non è un problema. 589. Scusa, quando ti pare, Jacopo, si può ritornare alla 580. Ascolta, facciamo questa che mi Me lo sembra giusta. dici cos'è questa 589? Io me la ricordo questa qui. Allora, la natura è la stessa, cioè chiede la stessa cosa. Il dove siamo, se vuoi, si può aprire l'osservazione, se vuoi. Me la ricordo proprio. No, e dov'è? Via del Trebbiano, ma dove? Se vi ricordate cosa c'era? No, Va aperta, perché se no. a volte visto se te lo Allora, ricordate. no, era una zona in via del Trebbiano dove sei in area agricola e loro chiedevano, c'è cioè un rustico con del terreno, chiedevano appunto che fosse inserito in zona RB. L'ufficio non gliel'ha accolto perché Ah, era. vabbè, E c'è ok. stata un po' di discussione, non so se te lo ricordi, tra No, noi e la onestamente commissione. non me lo ricordo. Devo Vabbè. essere sincero, In non me questo la ricordo. caso chiede proprio cioè l'inserimento nel nucleo rurale, ma in realtà non è al margine perché è isolato. Ecco, questo è Ah, il. ecco. Sì, forse. L'istruttore di non accoglimento, chi è favorevole? Tutti favorevoli. Allora, Manola, torniamo per favore all'osservazione 580. Allora, ho fatto la verifica, la commissione ha ragione. Nel senso che noi abbiamo accolto la modifica cartografica. Scusa, sono in videoconferenza. Abbiamo accolto la modifica cartografica. Poi facevano una richiesta di modifica normativa che chiedeva la possibilità di mutare la destinazione delle categorie funzionali incongrue verso quelle ammesse per la partizione spaziale, cioè da artigianale a residenziale, e proponeva un ampliamento premiale per incentivare la transazione delle unità immobiliari con destinazione incongrua, industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso, verso destinazioni ammesse nella partizione spaziale e residenziale. Ecco, ho controllato il comma 6, chiedeva anche di eliminare i centri commerciali naturali che chiedono che non ci sia il mutamento dalla destinazione d'uso al piano terra. Ecco, questa modifica normativa non è stata accolta, quindi ha ragione la commissione, chi si è accorto di questa incongruenza, perché c'è anche nella risposta. Per quanto riguarda noi abbiamo risposto così comunque. Per quanto riguarda la modifica normativa richiesta, non viene esplicitata e circostanziata. Quindi questo è il parere istruttorio che noi abbiamo mandato. Quindi chiaramente da accolta diventa parzialmente accolta. Ok, quindi votiamo il parziale accoglimento. Bene. Favorevoli? Tutti. Allora, si torna all'osservazione 590. L'osservazione è normativa. E è parzialmente accolta. Si interviene sull'articolo 5,3 con la stessa risposta istruttoria, cioè l'ufficio ci interviene anche a seconda di quanto è stato riportato dalle altre osservazioni. Chi è favorevole? Tutti. 591 è un'osservazione normativa. Parzialmente accolta con una modifica all'articolo 92. Favorevoli? Tutti. 592. Anche questa parzialmente accolta, anche questa di carattere normativo. Si risponde dicendo che le categorie di intervento
sono già in parte disciplinate nel piano operativo comprese anche i collegati piani attuativi favorevoli. È un'osservazione normativa. L'osservazione non è accolta da parte dell'ufficio. Si richiede il recupero in diverse forme di volumetrie legittimate rispetto anche a questioni, cioè rispetto anche alla possibilità di trasformazione consistente e cambio di destinazione d'uso, non meglio precisato. L'ufficio risponde precisando quali sono le condizioni di trasformabilità. Chi è favorevole? Tutti. 594. L'osservazione normativa non è accolta. È di carattere generale la proposta richiesta e l'ufficio risponde dicendo in sostanza che la modifica produce disposizioni del regime dei suoli non determinabili o identificabili in forma univoca. Mancherebbe quindi il passaggio conformativo obbligatorio tra piano operativo e piano strutturale. Chi è favorevole? Tutti. 595. L'osservazione normativa non è accolta. Anche questa si caratterizza per genericità e non possono essere quantificate le conseguenze. Favorevoli? Tutti. 596 è una scheda norma parzialmente accolta. Viene introdotta una scheda norma che rispetto alle proposte che venivano fatte dall'osservante introduce degli elementi differenti, ma comunque viene introdotta appunto questa scheda norma. Chi è favorevole? Anche questa è una scheda norma. La scheda norma esistente viene modificata e di conseguenza anche i quadri propositivi, progettuali. La scheda norma riporta le modifiche che vengono introdotte rispetto al riassetto proposto e parzialmente accolto. Favorevoli? Contrari, astenuti, ergo si astiene. Anche questa riguarda una scheda norma. È in contrasto questa proposta con il piano strutturale, la definizione dei limiti del territorio urbanizzato e rurale con impegni in territorio rurale non compatibili. Favorevoli? Tutti. 599. È un'osservazione normativa.
che riguarda alcune facoltà di intervento sulle aree classificate F4. Non è accolta perché l'ufficio segnala che sono già inserite in normative le capacità di trasformazione delle destinazioni d'uso di interesse generale. Favorevoli? Tutti. 600. L'osservazione cartografica è parzialmente accolta. La base cartografica non rileva, come si è detto, e viene modificata la cartografia relativa. Favorevoli? Tutti. 601. È un'osservazione normativa. Che riguarda il cambio di destinazione d'uso chi è favorevole? Tutti. L'osservazione 602 è cartografica e è parzialmente accolta. Sì, questa riguarda questioni legate alla pericolosità, alle pericolosità di carattere geomorfologico e l'ufficio risponde dicendo che la modifica già segnalata viene recepita, il piano strutturale si fa presente però che ha una norma di rinvio mobile agli adeguamenti che potrebbero prodursi anche in futuro dei quadri conoscitivi del PAI. Istruttoria di parziale accoglimento che è favorevole. Tutti. 603. Anche questa è normativa e è di classificazione degli edifici. Si conferma la classificazione già assegnata e per la parte normativa. Gli interventi vengono, si richiamano gli interventi disciplinati nelle norme già scritte, di istruttoria e di non accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. L'osservazione 604 è normativa, l'ufficio non accoglie, si richiedono impegni di territorio fuori dal territorio urbanizzato, quindi in contrasto con lo strutturale, con la legge regionale col PIT, e qui si rileva però, come in casi analoghi, l'interesse dell'amministrazione e la pertinenza della proposta, quindi suscettibile di essere poi rivalutata in altri procedimenti di variante. Istruttoria di non accoglimento, chi è favorevole? Tutti. Osservazione 500, 605. È di carattere normativo, viene parzialmente accolta, si segnala che alcuni interventi che vengono indicati come necessari sono già contenuti nel È PO. uguale a quella di prima. Ma non è non accolta, Jacopo, non parzialmente. È la 605. Non accolta, infatti, in tutte e due non Scusate, ho accolta. detto parzialmente o sbagliato? Ma è uguale a quella di prima, no? Sì, è uguale. Sì, è vero, bene, istruttoria quindi di non accoglimento, chi è favorevole? Tutti.
Istruttore di classificazione degli edifici, no, scusate, 606, osservazione e classificazione degli edifici, non è accolta perché l'ufficio conferma le caratteristiche tipologiche che mantiene l'edificio per cui rimane 1 e in zona E6. Chi è favorevole? 607. È un'osservazione di classificazione degli edifici che trova accoglimento. Da interesse ambientale diventa recente. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani astenuto. Osservazione 608. È un'osservazione cartografica, non è accolta perché una parte riguarda praticamente tutta riguarda la non corrispondenza tra la base cartografica e l'esistenza di un fabbricato. Chi è favorevole? Tutti. 609. Osservazione cartografica. È accolta e produce la modifica cartografica del quadro progettuale 4. Chi è favorevole? Tutti. 610. Classificazione degli edifici. Non è accolta la classificazione. Mancano elementi, diciamo così, utili al quanto richiede, comunque da quelli che sono contenuti nell'osservazione, l'edificio ha caratteristiche di pregio architettonico. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani astenuto. Osservazione 611. Riguarda una scheda norma, non è accolta perché chiaramente produce cioè produce una modifica che in realtà non è compatibile e comunque indica quali sono le condizioni, la scheda norma associata della trasformazione dell'area, subordinando tra l'altro l'attuazione a un progetto unitario convenzionato. Chi è favorevole? Tutti. 612, l'osservazione cartografica non è accolta. Chiede lo stralcio di una previsione che invece è di interesse strategico, per cui si è proceduto all'individuazione di un tracciato in conferenza di copianificazione già negli strumenti del piano strutturale. Chi è favorevole? Tutti. 613 riguarda la classificazione degli edifici, non è accolta, l'ufficio ritiene. Volevo ricordare una cosa, che noi anche alla commissione, forse non l'ho detto stamane, a mezzogiorno ci dovremo disconnettere perché è stata programmata una videoconferenza con i progettisti anche della VAS e con l'autorità competente per la VAS. Vabbè, ci Ora, fate. intanto a mezzogiorno esco anch'io, eh? Sì, ma ci siamo a mezzogiorno, si conclude. Tanto abbiamo fissato la commissione alle 8:30 di giovedì. Votiamo questo e si finisce. Ok. Allora, classificazione degli edifici. 613, l'osservazione non è accolta. L'ufficio ritiene che ci siano le condizioni per il mantenimento con l'edificato spazio o isolato in territorio rurale recente, quindi non va classificato. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Allora si riparte di Partiamo alla questo. 614, si chiude la pagina, no?
Ah, va bene, via, si rifà. Ok, dai, si rifà. Allora, no, ascoltate, tanto ci abbiamo da fare queste che mancano, più quelle della cartiera. E poi il Cavanis. No, e poi c'è da rivedere anche quella a Capezzano di quell'attività produttiva. L'85. 85. Okay. Mi dite una cosa, voi chiaramente sarà programmata per giovedì, però io ci avrei dei problemi. Per venerdì non ci si fa, vero? Invece che giovedì mattina, venerdì? Per me va bene, non c'è problemi. Anche per non me so gli altri. Per me va bene. Per me ok. Alberto? Graziano? Non vi si sente? Sì, va bene, dai, non ti appigliano, va bene così. Via, oh, mi fate un favore grosso, allora. L'avete fatto a me l'altra volta, è uguale, non è un problema. Alberto e Simone. Allora, io ho difficoltà, ma non credo però che la mia presenza sia indispensabile in questa fase. Nel senso che sono reperibilissimo, sono semplicemente alla comunità di parco venerdì. Oh, ragazzi, hai ragione, aspetta. Non so, Jacopo, chi ci viene per la provincia. Sono io. Mi lascia stare, guardo come organizzarmi, dai. Tieni conto che abbiamo fissato alle 8:30. Ecco, questo sì, magari si potrebbe, visto che non ci manca tanto, si può fare un po' l'orario se torna. No, ma il problema è che nel pomeriggio dovevo cambiare il turno perché nel pomeriggio c'avevo da portare la mia mamma al patronato. Ora vedo come fare, dai. Guardo un attimo ad organizzarmi. Ok, allora manteniamo a giovedì. Va bene. Vai. Ok. Ci vediamo giovedì allora. Alle 8:30? Sì. Ciao. Ciao ragazzi.